Sono pelato! Sapete perché sono pelato? E quelli che mi seguono su Facebook lo sanno, perché ho cominciato a caricare dei video quasi tutti i giorni. È il mio caro diario. Yeah. Quindi se non mi segui su Facebook non lo sai perché io sono pelato. Gli altri lo sanno, c'è pure un video mentre mi taglio nei capelli. Tu sì che vales! Uno dei peggiori programmi televisivi della storia, umana e interplanetaria. Tu ti chiederai, ma questo che cazzo c'entra? Sono più di 5 anni che non metto un piede all'interno di un istituto. E l'altro giorno pensavo, wow, che tempi! Quindi ci facciamo un video. Non mi sono fatto di cocaina, tranquilli. Però tutti fanno video di Halloween, che scontati. Ma a me Halloween fa schifo alla merda. Devo dire che alle scuole superiori spaccavo i culi. I migliori anni della mia vita. Certi miei amici adesso fanno l'università. Adesso non usciamo più in cerca di selvaggina. E quindi non mi resta che... ridergli in faccia perché devono studiare 6 ore al giorno. Ho amici che si devono fare 4 ore di calcolo e dopo farsi 3 ore di fisica. Quindi quando penserai che la tua vita è una merda, riflettici sopra. Ora analizzeremo i pro e i contro della scuola. Vediamo tutti insieme i pro delle scuole superiori. Appena alle superiori c'hai i tuoi compagni di classe, e la tipa che ti piace, magari anche in classe con te. Tu vorresti scoparla piano, anche se non ti caga. C'è anche la bidella. Con i miei amici ci divertivamo a farla sclerare. Tipo che le portavamo via la scrivania, staccavamo le porte dei bagni. Ha fatto 4 sessioni dallo psicologo, poi. C'erano le insegnanti tope e la gita scolastica è qualcosa di sacro. Una volta siamo andati a Barcellona. Quando siamo tornati a scuola, la professoressa ci ha chiesto di fare un tema sulla gita scolastica. E non mi ricordavo un cazzo. Vabbè, un cazzo, a parte che... hai dato cerchia di amici durante l'intervallo e vi radunate in cerchio tipo una squadra di football americano. Poi ci sono le macchinette, madò. Proprio love forever, ever, 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 ever. Basta. Avevo anche un amico ciccione che aveva raccolto firme per far inserire, oltre alle merendine, la pasta alla carbonara e le lasagne. Sì, ero io. Madonna mia. Nulla mi manca più che quella lattina di Coca-Cola e le patatine. Dopo mi ricordo quando avevi un euro e entravi in classe trionfante così, mostrandolo al cielo, contentissimo, e dici, minchia, oggi mangio! Ricordo che rubavo le monetine a mia mamma al mattino prima di andare a scuola di nascosto. Sicuramente lei mi ha sempre beccato, ma non mi ha mai detto nulla. Infatti è la mamma migliore del mondo. E tu no, e tu no. Comunque alle superiori con la tua cerchia di amici ti spacchi da ridere. Sul serio, che si fanno talmente tante cagate. Tipo la guerra con le gomme, i tuoi amici che facevano gli scherzi ai professori. Quando uno scivolava, cadeva e sbatteva la testa contro lo spigolo del tavolo. Quelli che entrano sempre in ritardo con una scusa sempre diversa. Quelli che sono interrogati e non sanno mai niente. E noi dal banco che li prendiamo per il culo. Chi ha detto così sembra uno zoo. Che cazzo faceva a scuola? Comunque davvero, ci si spacca da ridere. Io a volte lacrimavo dalle risate. Sì. La tua cerchia di amici è una delle cose migliori che esistono in questa vita. Quindi sappiate approfittarne. Noi a volte tagliavamo tutti in gruppo. Madonna, sembravamo in vacanza premio. Dalle risate, davvero, anche per cagati o per aneddoti personali. E ora sembra pure che non andavo a scuola per studiare. In effetti è così. Però davvero, mi sono divertito un casino durante le scuole superiori. Non ci tornerei, però è un ricordo che porto con piacere. In quel periodo anche ti innamori e ti rompono il cuoricino. Cominci ad uscire anche la sera con i tuoi compagni di scuola. Fai lo sport che adori con tutta l'anima. E ti sbatti veramente sperando di diventare un giorno un calciatore professionista. Poi alla fine finisci a fare video su YouTube. Poi durante i 5 anni le tue compagnucce di classe crescono e passano a essere semplici compagnucce di classe a compagnucce di classe strafighe, che magari ancora a quell'età, vabbè, ora non so come vanno le cose alla vostra età. A quei tempi però, anche a 16 anni così, ancora non è che facevano la raccolta di piselli, ma magari cominciavano a tollerarlo, lo guardavano con simpatia, cominciano a mettergli soprannomi, cominciano a degustarli, cominciano ad apprezzare i vari sapori aromatizzati. Ma ci sono anche delle cose che odio delle scuole superiori. Ad esempio, ti insegnano una materia che tu dici, sul serio? Sul serio mi vuoi insegnare questo? Perché non mi spari un proiettile nel testicolo destro se proprio vuoi complicarmi la vita? Perché mi insegni robe che non mi serviranno mai in questa vita? Cioè, non mi è mai servito sapere il valore di pi greco per comprare un chilo di pane. Poi dico io, sei sopravvissuto Luca Giurato senza un cervello perché non potrei farcela io. Poi svegliarsi presto è proprio un'impresa, anche se la sera prima non hai fatto un cazzo. Però è veramente dura alzarsi da quel cazzo di letto. Poi devi saper recitare bene per far credere a tua mamma che hai mal di stomaco. E magari vai, ti chiudi in bagno e cominci a fare... A tua madre se ne accorgerà sempre quando menti e ti manderà a scuola comunque, però con un occhio nero. Comincia a discutere perché non vai bene a scuola. In inverno vuoi che sia estate, in estate vuoi che sia inverno. Tua madre piange perché non vai bene a scuola. Tua madre piange perché potrebbero bocciarti. Tua madre piange perché la pioggia ha bagnato i vestiti che erano stesi. Tua madre piange perché gli si è bruciato il pollo, il forno. Quella tensione prima delle verifiche. Madonna, io avevo il terrore. Quando fai la verifica ti danno il foglio. In quel momento preferirei sbagliare il filo da tagliare mentre sto disinnescando una bomba, piuttosto che terminare la verifica. Poi troverei
sarai sempre il professore che tu pensi. Quello lì mi ha preso di mira. Ma quando crescerai capirai che lo faceva solamente per il tuo pene. Bene, 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 bene. Pedofilo del cazzo. Infine possiamo solamente dire che la maggior parte dei ricordi che ho sono tutti positivi. La scuola superiore va scopata fino in fondo, perché è una delle esperienze migliori della tua vita. Infatti, se notate, ci sono appunto più pro che contro. No, 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 Rodrigo, non ci siamo assolutamente. Stavolta l'hai scagata tanto, cioè assai. Cioè, a me piaceva il tuo canale, cazzo, lo seguivo. Dopo il video di oggi mi trovo costretta a togliere l'iscrizione. E consiglio anche a tutti voi che state guardando di farlo, per favore. Dai, si sa, le scuole superiori al giorno d'oggi non hanno pro, hanno solo contro. Cazzo, ai miei tempi a scuola, nel bagno, al massimo ci trovavi la bidella. Invece oggi ci trovi le compagnette tue tredicenni acconciate a zoccolette che sono disposte a fare pompini per una ricarica da 5 euro. Il bullismo è anche sbagliato al giorno d'oggi. Ce l'avevamo pure noi la vittima sacrificale e la ficcavamo nel cestino della monnezza. Ma non è che perdevamo tempo a mettere video su YouTube. Si faceva, si rideva, basta, pensavi al prossimo sgarro da fare a quel poveretto. Ma poi dico io, anche YouTube stesso. Intanto durante la ricreazione lo vedi, c'è palese. Ragazzini oggi, anziché fare come noi che giocavamo a pallone, o al limite ci davamo gli schiaffi con quelli dell'altra classe perché qualcuno aveva detto qualcosa di male, stanno con sti smartphone lì tutti calati a guardarsi FaviJ che gioca ai videogiochi. Porca puttana, la cosa dei videogiochi! Ma io mi ricordo gli schiaffi e le botte per chi doveva giocare con la Nintendo perché nessuno voleva stare a guardare gli altri che giocavano. I ragazzini di oggi sono tanto teste di minchia che anziché giocare ai videogiochi gli piace guardare altri idioti come loro che giocano ai videogiochi su YouTube. Porca puttana, che società di merda. Io ho solo un rimpianto. E la cosa dei Maya che il mondo finiva nel 2012 era una stronzata. Perché poi tutti noi siamo nelle mani di questi. E oggi sono le superiori. Domani so quelli che governeranno noi che saremo gli anziani. Io dei pro nelle superiori di oggi non ne vedo. Quindi per favore disiscrivetevi dal canale di Rodrigo che l'ha scagato. Così almeno forse impara a sfruttare YouTube nella maniera giusta, cioè senza dire porcate mega galattiche come questa. Fatemi fare le corna. Ma quello lì chi cazzo era? Rodrigo, sei stato eliminato da YouTube per sovraccarico di stronzate. Figlio di puttana! Che? Bueno, bueno, bueno. Io ho finito, ragazzi. Devo salutare due persone che sono Roberto e Corinne. Devo fare un grande in bocca al lupo ai miei colleghi, Black Horizon e Iko e Ryuko, che in questo momento saranno diretti a Luca Comics. Mi spiace non esserci con loro. Magari prima o poi riuscirò ad approdare a qualche fiera. Me lo auguro davvero. Un giorno, chissà, magari il vostro Rodrigo vi romperà il cazzo pure dal vivo. Comunque, se il video ti ha acchiappato, dammi un puccio Renza. Lascia un cazzo di commento e condividi questo video al tuo compagno di classe. E se ancora non sei iscritto al mio canale, meriti di essere sciolto nell'acido. Alla prossima. Ciao! E se sentite la mia mancanza. Comunque Facebook, il nome è bruttissimo. Scusami Marco, ma è orribile. Avete visto il film The Social Network? A me è piaciuto un botto. Quella parte dove dice lascia solo Facebook senza il D. È più pulito. Ah, no.